Un ecografo nel reparto di ginecologia nell'ospedale di Popoli. La richiesta arriva dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che ieri mattina si è recato nel nosocomio popolese per una visita ispettiva. Tanti gli elementi che sono venuti alla luce: il poliambulatorio di ginecologia senza un ecografo è pressoché inutile. Inoltre, il medico sta per andare in pensione e il futuro di questo reparto è incerto. Dopo ginecologia abbiamo visitato radiologia, spiega Pettinari. Lì abbiamo dovuto riscontrare un altro grave problema sulla carenza di personale. La diagnostica di radiologia è fondamentale per l'esame di tutti i reparti. Bloccare il servizio vuol dire creare disservizi per tutti i reparti. Questo non è accettabile. Il pronto soccorso è buono, fornitori giuste attrezzature, ma anche qui la carenza di personale costringe medici, infermieri, OSS a turni massacranti. In cardiologia non è più possibile seguire la prova da sforzo, costringendo i pazienti a svolgere l'esame in altre strutture, e abbiamo anche riscontrato che l'ambulatorio non è più presente sull'atto aziendale. Alla luce di tutto questo, continua Pettinari, chiedo all'assessore Veriti di intervenire immediatamente, almeno su quegli interventi, come la dotazione dell'ecografo ginecologia, che possono essere effettuati con velocità. Noi teniamo la medicina territoriale, i presidi ospedalieri delle aree interne verranno salvaguardati per garantire un'offerta sanitaria rispondente alle esigenze dei cittadini. Facciamo tornare l'ospedale di Popoli un'eccellenza. Il centrodestra conclude che oggi governa la regione Abruzzo, ha promesso in campagna elettorale di tutelare i presidi interni. È arrivato il momento di farlo.